Rimaniamo a Roma. Babbalone. Rimaniamo dalle vostre parti, ragazzi, perché vicino agli studi di Mediaset di Radio 105 perché c'è oggi Roma era una città un po' più pulita. Un po' più pulita. C'è questo parco sì, di Colle Oppio, che voi sicuramente conoscerete bene, io un po' meno. Certo, bellissimo. Dove nel corso della giornata di ieri sono stati impegnati dei giardinieri molto molto particolari. Ne vogliamo parlare con l'assessore al Comune di Roma, Daniele Frongia. Buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto. Buonasera assessore. Buonasera. Allora, la cosa è clamorosa, nel senso che è l'acqua calda, però che quando si fa l'acqua calda in Italia uno dice che bello, ci abbiamo pensato, l'abbiamo finalmente. A Roma? Beh, perché che c'hai tu con Roma? No, meno male che abbiamo iniziato, insomma. Allora, ci sono dei signori che in realtà sono dei carcerati che sono stati presi e sono stati messi a mettere a posto i giardinetti di Roma, partendo dal Colle Oppio, dove c'era un po' di molto degrado, anzi da sempre c'è stato degrado al Colle Oppio. Ci spiega bene questa iniziativa che mi sembra molto interessante? Sì, concordo, interessante anche se l'utile per la città, è un progetto che è stato, l'abbiamo lavorato nell'ultimo anno, non è stato semplicissimo, ma insieme alla sindaca, quindi all'amministrazione, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, al DAP, alla Garante dei Detenuti, un grande lavoro di squadra, alla fine siamo riusciti a mettere, come ha detto lei, dei detenuti che in realtà sono volontari, i detenuti hanno fatto la fila per poter uscire e per poter restituire qualcosa alla città e alla collettività. In questo caso il qualcosa è dare una mano al servizio giardini e riqualificare parchi sia al centro che in periferia. E proprio ieri e oggi siamo partiti a Colle Oppio con un'operazione di pulizia, devo dire, straordinaria, perché abbiamo anche formato questi detenuti, quindi sempre grazie al servizio giardini sono stati formati e quindi sanno anche pulire bene e occuparsi del verde. Ma sarà una cosa estemporanea o contate di lavorarci su questa cosa? Perché ovviamente una volta ci sono, è come i fotografi per l'85, ma se invece questo avvenisse con regolarità, questa sarebbe una svolta probabilmente per le casse del comune, che non sono ovviamente ricche, e soprattutto per la cittadinanza. Sì, ricordiamo sempre che il nostro servizio giardini ha un numero veramente bassissimo di giardinieri, circa 150 contro le migliaia di altre città in Italia e in Europa. E naturalmente ben venga quindi la mano di questi detenuti in forma volontaria altamente qualificati, quindi sicuramente è una buona notizia, ma sarebbe una pessima notizia se fossero stati usati solo per delle foto e solo per un paio di giorni. Ecco perché abbiamo preferito innanzitutto attendere le lezioni, strutturare meglio il progetto e infine iniziare oggi, ieri, e per un periodo di sperimentazione di 6 mesi, ovviamente rinnovabile. Quindi in realtà non sarà solamente per qualche giorno, ma abbiamo proprio un piano di lavoro serrato sia al centro. 5 giorni a settimana di lavoro. Esatto, 5 ore a settimana, dalle 9 alle 15. Io vorrei condividere con voi la gioia oggi di essere stato lì e vedere i cittadini, andare lì a fare il tifo per questo progetto, anche la polizia. Insomma, naturalmente i commercianti, è stato visto anche un modo per riqualificare e anche presidiare l'area. Senta, io ho letto oggi sui giornali, però lei mi confermi se è possibile, che in realtà all'amministrazione della giustizia, cioè al ministero, ogni carcerato costa 170 euro al giorno, ovviamente ci saranno i costi di tutto quanto, e quindi in realtà questi volontari, questi carcerati volontari, quando finiranno la pena, in realtà avranno scontato parte del debito che comunque stanno accumulando con lo Stato italiano. È così che funziona? Esatto, questo è un dato molto importante e generalmente poco noto. In realtà noi detenuti, noi diciamo come Stato, li ospitiamo tra virgolette nelle carceri, ma poi mettiamo in conto il costo che abbiamo sostenuto. Questo vale per tutti. Quindi naturalmente in questo caso non li paghiamo i detenuti, ma ovviamente avranno lo sconto di cui parlava lei prima a fine pena. E quindi questo, diciamo, da una parte e appunto hanno questo trattamento, dall'altra li qualifichiamo e diamo un lavoro, li insegniamo a fare un lavoro. Questo è importante perché per avere poi una società più sicura noi dobbiamo fare in modo che il detenuto, una volta fuori, una volta reinserito nella città come cittadino libero, poi non vada a delinquere nuovamente, e per fare questo, lo sappiamo bene come funziona, dobbiamo dargli un'alternativa.
Domanda banalissima, scusi, è proprio del vicino della porta accanto, ma non sono detenuti diciamo pericolosi quelli che, cioè pericolosi nel senso che si sono macchiati di reati che possono essere ripetuti, non so, c'è una scelta tra i detenuti che possono fare i volontari? Assolutamente sì, il Tribunale di Sorveglianza di Roma e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria hanno attentamente selezionato. La popolazione carceraria di Roma è una delle più grandi in Italia. Cioè, quanti sono i carcerati di Roma? Centinaia di richieste, ma su queste vengono selezionate su una base di criteri che dipendono da loro, anche la sicurezza insomma è garantita da loro, ecco. Però da questo punto di vista, ripeto, i cittadini oggi sono ben contenti di queste tute bianche e anche della riqualifica fatta. Questo lavoro, quanti saranno i detenuti in tutto che potranno lavorare per ripulire Roma, insomma? Siamo partiti da 18 e arriveremo a 50. Ammazza, un terzo dei nostri dipendenti sui giardini diventerà a regime. Esatto, questo è un dato estremamente importante, tenete conto anche che sono persone molto motivate, io lo dico perché ho visto oggi il lavoro che hanno fatto, è effettivamente un lavoro molto accurato e ripeto, tutti i cittadini se ne sono accorti, quindi specialmente adesso andremo anche in periferia, vedremo secondo me una bella differenza. Beh, comunque, insomma, vedi qualche lato negativo, tu che sei un'antigrillina ora? No, io non sono un'antigrillina, io sono un amante di questa città e la vorrei vedere pulita per quanto possibile e sicura. Quindi, insomma, mi dispiace molto che ci siano solo 150 giardinieri a occuparsi del verde pubblico in questa città, però... Ma vuoi assumere altra gente? No, ma c'è bisogno, perché non è solo la periferia. Frongia, io ho lei a disposizione, le voglio dire che qui c'è la periferia, che sicuramente bisogna andare in periferia, ma parliamo anche del centro, perché io abito in pieno centro e i giardini del centro sono disastrati, sporchi, non ci si può andare, non sono utilizzabili, quindi insomma venite anche in centro, è la prima volta che uno dice non andate soltanto in periferia ma venite anche in centro perché c'è veramente bisogno, sì, ma anche più in centro, anche tu ancora... Tu hai sotto casa tua, poi dai l'indirizzo dopo. Io abito vicino a Piazza del Popolo, a Piazza del Popolo ci sono dei giardini terribili, per cui grazie, pulite tutta l'aria per favore e ringraziamo gli detenuti che ci aiuteranno a rendere questa città ancora più bella. Assessore. Ma lei, non ho capito, stavo parlando Greta Mauro prima, no? Sì, sono io. Sì, Greta, io. Noi ci allora è stata espulsa poco fa dalla radio perché... Sì, perché grillina. Perché lui mi dà della grillina e dell'antigrillina in base a quello che dico proprio sul momento, no? Però per cui... il dato secondo me importante è perché erano così pochi i giardinieri che abbiamo trovato. Ecco, perché in realtà prima c'era un sistema noto come Mondo di Mezzo, Mafia Capitale, in cui gran parte del verde veniva dato con affidamenti diretti ad altri soggetti. E quindi cooperative strane. Di quei soggetti ci troviamo comunque con... quattro gatti ai giardini e quindi il processo per rimettere in mano, in piedi la macchina in maniera trasparente e legale naturalmente richiede un po' di tempo. Sì, comunque io trovo una cosa stupenda. Ma è stupendo, io sono felicissima, certo. Non vedo l'ora di incontrare le tute bianche in giro per Roma. Vabbè, sì, immagino che palle che si faranno. Fida là, quell'elemento là, spuliscala. Io ho parlato con Frongia. Sì, io ho parlato con Frongia, ho già capito, stia attento Frongia, altro che il mondo io di mezzo. Io mi spaccio come amica sua. Con Greta Mauro che è una roba micidiale. Quando incontro le tute bianche. È una che schiaffeggia la gente quando butta la cicca a terra, la Mauro. Ma non è vero. Sì. È una violenza. Potrei darvi una mano, insomma. Prendetemi a lavorare con voi. Però ho letto oggi che c'è l'ipotesi di far fare altre cose poi, cioè di ampliare questo utilizzo dei detenuti per lavori socialmente utili. Sì, è l'inizio di un percorso, ci sono anche diverse attività che facciamo col tribunale, diciamo l'inizio del percorso. Rimaniamo sui giardini, che avvieremo a fine 2018-2019, vediamo un po' i fatti, siamo partiti con questa cosa qui, la allarghiamo e poi dopo magari ci risentiamo all'esito di questa fase sperimentale o durante e parliamo anche del futuro. Se siete così. Senta, questa cosa si può fare in tutta Italia, tutta Italia teoricamente questa cosa, ovunque ci siano, si può fare non solo a Roma immagino, lei si occupa di Roma ma è una cosa che è un protocollo che si può applicare in tutta Italia o sbaglio? Beh, diciamo che mentre stiamo chiudendo questo protocollo altri comuni sono fatti avanti per chiedere giustamente di replicarlo come modello anche altrove e noi siamo ben contenti e non siamo gelosi. Benissimo, lei è contento dell'85, funziona tutto sull'85 che è il nostro cavallo di battaglia. L'85 è il numero? L'85 è l'autobus, l'unico autobus che... E allora? Comunque sì, in un certo tratto si avvicinano, voglio dire.
Ecco, allora abbiamo già capito da dove arriva Froggia. Perfetto, avete capito? Se volete beccare l'assessore, 671. Se volete beccare il presidente siamo del Senato, 85. Siamo peggio di Facebook noi comunque. Eh? Siamo peggio, peggio di Facebook. Grazie assessore, grazie, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Beh, bella iniziativa, davvero, complimenti. Sì.